città di Oga, provincia di Akita, nord del Giappone. Qui la notte di Capodanno assume colori sovrannaturali quando, accompagnati da urla animaleschi, i Namahage invadono le strade. Una vecchia leggenda narra che i Namahage, esseri demoniaci, arrivarono ad Oga nell'87 a.C. per mano di un imperatore cinese, che razziarono la città privandola delle coltivazioni e rapendo le loro donne. Gli abitanti di Oga riuscirono ad ingannare i Namahage dicendo loro che se fossero riusciti a costruire in una notte una scalinata di 1000 scalini, avrebbero fornito loro cibo e giovani donne ogni anno, ma in caso di fallimento avrebbero dovuto lasciare la città. I Namahage accettarono la sfida, ma vennero ingannati da un abitante che imitò il canto del gallo e così, convinti di aver fallito, abbandonarono la città. Nella tradizione giapponese sono i giovani uomini del villaggio ad indossare le maschere degli Oni, demoni del folklore giapponese, e il Mino, i mantelli di paglia dei Namahage. Durante la notte di Capodanno girano per la città fra le urla con coltelli e tamburi fra le mani. Girano di casa in casa ammonendo le donne e gli uomini, ma specialmente terrorizzando i bambini, chiedendo ai genitori se i bambini sono stati buoni, obbedienti o cattivi, pigri e svogliati. Spesso hanno con sé un libro dove scrivono il responso per ogni bambino e una volta fatto questo viene offerto loro del sake e dei mochi, dolci di riso tradizionali. Solo una volta ricevute le offerte, i Namahage lasciano la casa. Un rituale che ha lo scopo di spingere i bambini ad obbedire ai genitori, ma anche di monito per le coppie appena sposate. Chiunque si adoga per il Capodanno può assistere. In alternativa, a febbraio al tempio di Shinzan, sulla cima del monte Shinzan, si tiene il Namahage Sedo Festival, che consiste in 3 giorni di feste, rievocazioni e racconti.